mondiale alla luce di tutti i possibili vincitori del Rally di Sanremo. Mai come in questa stagione il Rally di Sanremo potrebbe rivelarsi fondamentale per le sorti del campionato iridato, ma non solamente per queste. Molte situazioni potrebbero infatti maturare a seguito del risultato della gara italiana, situazioni legate sia alle varie classifiche che alla campagna acquisti cessioni in pieno svolgimento dal giorno dopo l'annuncio del passaggio di Carlos Sainz dalla Ford alla Toyota. Il campione spagnolo, proprio per questo, sarà il pilota che affronterà il Sanremo nelle condizioni migliori, sapendo di potersi giocare il mondiale in corso con una squadra che certamente non può mollarlo, ora che la corsa per il Marche si riaperta. Stesso discorso per il compagno di squadra Kankkunen, che ha nuovamente dimostrato al mondo la sua grandezza, piazzandosi 3 volte secondo e 1 volta terzo negli ultimi 4 rally mondiali. Acque agitate, anzi agitatissime invece, in casa Subaru. I favoriti del Rally di Sanremo, McCree e Liatti, corrono la gara con un peso psicologico notevolissimo. Lo scozzese deve infatti assolutamente vincere per rimanere ancora in corsa. Una sua sconfitta, o ancora peggio un suo errore, potrebbero far saltare definitivamente i suoi rapporti con la Subaru, mentre qualcuno ipotizza un suo clamoroso passaggio in Ford. Per Liatti, invece, la gara italiana si corre alla vigilia della firma del contratto per il prossimo anno, che lo dovrebbe fare assurgere al ruolo di seconda guida fissa. In Subaru ripongono molta fiducia in lui, tanto che per l'italiano è certa anche la partecipazione al prossimo RAC, ma il risultato del Sanremo potrà comunque condizionare le scelte del team. Tra gli agitati, naturalmente per quanto può esserlo un finlandese, anche Tommi Mäkinen, che ha visto il suo vantaggio iridato diminuire drasticamente e che mai come quest'anno aveva sbagliato così tanto. Anche per lui quindi una corsa non certo facile, alla ricerca di un risultato positivo, fondamentale per la sua riconferma iridata. Tra chi affronterà il Sanremo senza dover raggiungere obbligatoriamente il successo, anche Didier Auriol, che in caso di vittoria coglierebbe il 4º successo nella classica italiana. L'annuncio del passaggio di Sainz in Toyota non ha però certamente rallegrato il francese, che sa perfettamente cosa vuol dire avere un tipo come lo spagnolo in squadra. Sono tanti gli italiani contro in questo Rally di Sanremo, talmente tanti che sono venuti ad allenarsi, qualcuno di loro, per esempio Franco Cunico, qui sulla pista di go-kart di Arma di Taggia. Ma scherzi a parte, comunque le sfide tra italiani sono parecchie e allora guardiamo un po' questo servizio. Sono praticamente infinite le sfide che si intrecciano sulle strade del Rally di Sanremo, tanto che è difficile fare una panoramica completa dei motivi di interesse della gara. Uno dei leitmotiv è sicuramente quello del duello ai vari livelli tra i campioni stranieri e i nostri. Nel gruppo N, ad esempio, Lucio Guizzardi e Giovanni Maffrinato, attualmente i primi due nel tricolore, potranno confrontarsi direttamente con il campione del mondo Gustavo Trejes, già confermatosi iridato con 3 gare di anticipo sulla fine della serie, e con il monegasco di Serramazzoni Pier Giorgio Bedini. Ma tra le vetture di produzione sono in moltissimi a poter fare belle cose, come Galli, Stagni, Baldini e Ratiglia, quest'ultimo messosi in luce nell'italiano 2 litri. Sicuramente in gara per fare qualche capatina a livello di assoluto sono invece piloti come il neocampione italiano 2 litri Renato Travaglia, al debutto con una Subaru Impreza, o Diego Oldrati, anche lui sulla stessa vettura. Gare nella gara sono poi quelle conclusive del campionato monomarca Fiat e del trofeo Citroën Saxo. Le 500 si scontreranno nel corso della 3ª tappa, tra i favoriti naturalmente i 2 piloti che hanno fatto la stagione, Pedersoli, che si è già aggiudicato il monomarca, e Dati. Le Saxo invece si esibiranno nel Rally dei Fiori che si correrà nella 2ª giornata di gara, da seguire tra questi il neovincitore Ticozzi, Gatti e Caldani. Al termine anche di questa nostra puntata di Rally, mi raccomando, non mancate il prossimo appuntamento, quello di sabato mattina alle 10, sì, perché anziché una replica, come sempre, sarà una nuova puntata, naturalmente a Rally di Sanremo finita, quindi mi raccomando, ciao!